Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bentornati ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera, tornati qui in Fulham, siamo qui con l'ultimo episodio di questa prima stagione. Bene sì, perché se ne va a vedere il calendario, ci mancano 5 partite, le giocheremo tutte oggi. Penso ne simulerò una o al massimo due. E giochiamo contro il Reading, il Brentford, il Millwall, il Sunderland e il Birmingham City. Adesso vediamo un pochino come sono messi in classifica, così ci possiamo fare un'idea di quale possiamo simulare. Allora, se guardiamo il tabellone, giochiamo con il Sunderland che è decimo, il Reading che è undicesimo, il Brentford che è tredicesimo, il Birmingham che è ventunesimo e il Millwall che è ultimo. Quindi col Millwall la simuliamo e se riusciamo anche l'ultima col Birmingham. Le altre tre le vorrei giocare, quindi con il Reading andiamo subito a giocare, faccio la formazione e ci vediamo subito. Ok, questa è la formazione che scenderà in campo. Purtroppo ci sono tanti giocatori stanchi, quindi scendiamo in campo con il tridente Kebano, Fonte, Camara, Gomes, De Jong, Sissé, Soares, Donzebe, Jalo, Fredericks, Drommel. Comunque, essendo l'ultimo episodio, io vi voglio ricordare di consigliarmi dei giocatori da comprare nella prossima finestra di mercato, ovvero quella estiva, che sarà dalla prima alla seconda stagione. Speriamo di approdare in Premier League, per il momento siamo secondi in classifica, quindi per il momento ce la facciamo, però dobbiamo mantenere questa posizione anche per raggiungere l'obiettivo di dirigenza, che è quello di arrivare tra le prime due, ovvero guadagnarsi la promozione diretta in Premier League. Quindi consigliatemi dei giocatori da Premier League, perché ho bisogno di una squadra competitiva per la Premier League. Quindi consigliatemi i giocatori e nel prossimo episodio forse farò un po' con i giocatori che ho già nella lista tra i preferiti, e poi con quello successivo andremo anche ad aggiungere nuovi giocatori, nuovi nomi per il nostro Fulham. Se ne ha questo calcio d'angolo per il Fulham, De Jong lo batte sul primo pallo, c'è Fonte di testa! Deviazione del difensore, attenzione, siamo ancora pericolosi con sempre De Jong in mezzo, questa volta è per Kebano, anzi per Camara, in bocca al portiere, Mannone tra l'altro, Vito Mannone in porta per il Reading. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0, poche emozioni in questo primo tempo, devo essere sincero. Quindi è pericoloso questo pareggio per il momento. Vediamo nel secondo tempo di scendere bene. Poi devo mettere anche Peterson, ve lo ricordo, che deve giocare ancora penso 3 partite, poi magari lo guardiamo insieme. Palla in mezzo di De Jong, buona per Fonte. Sì, l'1-0 di Rui Fonte al 53esimo. Mamma mia, importantissimo questo gol, bellissimo il cross di De Jong teso sul primo palo e Fonte incrocia benissimo, palo gol, Fulham in vantaggio. Attenzione qui al Reading, forse una delle prime occasioni per il Reading di segnare. Drommel respinge il calcio d'angolo e farei anche i primi cambi visto il 77esimo. Kebano è stanchissimo, entra al suo posto appunto Peterson, sì, non Davis, Peterson. Davis però potrebbe entrare al centrocampo, magari al posto di De Jong, per dare un pochino più di fisicità lì nel mezzo al campo. Robinson non ho bisogno di metterlo per il momento, quindi lasciamo così e andiamo avanti. Ancora Fonte, sempre per Peterson. Peterson, bravissimo, tende bene, si secca, la allarga per Fredericks. Buona questa azione, Fredericks in mezzo, buona la palla ancora per Camara. Davis si libera di un avversario, Davis il tiro, respinto ancora in calcio d'angolo, però rimaniamo in attacco e questa è la cosa fondamentale. La palla in mezzo di Gomes, troppo sul portiere che però per fortuna non la blocca. Palla ancora nostra, Fonte la protegge per Suarez. Ancora indietro per Peterson, Peterson per Davis, Davis cambia tutto per Camara, Camara di prima, era un appoggino un po' troppo semplice secondo lui, ma finisce il tempo e quindi un altro 1-0 che ci permette di guadagnare 3 punti importantissimi per la classifica grazie a Rui Fonte e il suo stacco di testa. Guardiamo un po' cosa fanno Wolves, che perde contro il Derby County, ottimo, e Aston Villa che pareggia col Cardiff, ottimo, perfetto, dovremmo essere di nuovo primi. Bene sì, primi a pari merito con gli Wolves, 3 punti di vantaggio sull'Aston Villa, importantissimi. Arriviamo alla partita con Brentford che ci giocheremo di nuovo noi a conferenza stampa. Vabbè, facciamola. Kebano è contento, quindi perfetto. Scendiamo in campo con questa formazione contro il Brentford. Mollo, Aite, Clivert, Davis, McDonald, Carney, Sessegnon, Rim, Kalash, Odoi, Drommel. È una buonissima formazione, dobbiamo vincere il nostro Clivert che torna dopo essersi riposato. Partita fondamentale perché dobbiamo mantenere la prima posizione con un'altra vittoria.
fanno qui l'azione del Fulham con McDonald che l'allarga, fanno la palla per Mollo, la passa Kluivert dall'altra parte, Kluivert rientra alla grande, Kluivert sempre lui, Kluivert il tiro ancora alto, però che giocatore Kluivert. Buono qui Carney che recupera palla in posizione d'attacco, possiamo attaccare adesso con Mollo sul fondo, prova il cross in mezzo, c'è Kluivert, la sponda per Aite che segna l'1-0, bellissima azione del nostro Fulham al 36esimo, gran cross di Mollo per Kluivert che fa un'ottima sponda per Aite che di prima trova l'angolino basso alla destra, alla sinistra del portiere e fa l'1-0. Attenzione a questo cross, probabilmente l'ultima occasione per pareggiare per il Brentford in questo primo tempo. Lo battono corto, il cross in mezzo non è un granché, possiamo liberare e finisce infatti qui il primo tempo. Anche qui poche emozioni, però una che conta è il gol di Aite che ci porta in vantaggio. Come vedete, 4 tiri noi, un tiro il Brentford, veramente. Ma ancora partita abbastanza noiosa, ma a noi ci interessa il risultato. Buono qui il passaggio subito per Kluivert che lo appoggia col palo, gol incredibile di Kluivert. Il 2-0 subito, kick off glitch praticamente. Qui Kluivert la passa a Davis, chiede l'1-2, invece c'è un triangolo perfetto con Aite. Aite ragazzi, un po' mi dispiace che vada via a questo punto perché nelle ultime partite si è reso importante, anzi quasi fondamentale. Qui adesso con un gol e un assist ottimi tra l'altro, però ragazzi dovevamo fare cassa, quindi qualcuno doveva andare via. E Kluivert in mezzo, c'è Davis, 3-0, mamma mia, scatenato, cosa è successo a questo Fulham in questo secondo tempo? Niente, scatenato, due azioni, due gol in 5 minuti, adesso è Kluivert che rende il favore, questa volta Davis con un bellissimo cross, Davis deve solo appoggiarla in rete sul secondo palo del 3-0. Attenzione al Brentford, però in questo lancio lungo, il tiro alto di poco sopra la traversa. Direi di fare un cambio, no, mi consigliano di mettere Kebano, ma io devo mettere Peterson per la sua nona partita, ragazzi, quindi ne manca solo una, quindi non ci saranno grandi problemi per farla, a meno che non si rompa in questa partita, spero vivamente di no. Metterei anche Robinson per Davis, anche se comunque Robinson ha giocato, se non sbaglio, già 12 o 13 partite, quindi non ci sarebbe bisogno di questo cambio, ma lo faccio semplicemente per far rifiatare un pochino la squadra. E non ho bisogno di mettere grandi giocatori visto che stiamo vincendo 3-0. Buono qui la palla per Aite. Aite corre, Aite se ne va. Per Aite c'è mezzo carne, prova a servirlo. Il 4-0 di carne al 77esimo. La chiude lui. Buono qui il lancio per Aite che l'appoggia a Peterson. È fresco Peterson, non è velocissimo. Proprio però l'assist per Aite lo trova. C'è l'assist di Peterson per Aite. 5-0. Brentford umiliato all'89esimo. Mamma mia, che Fulham. E finisce qui la partita sul 5-0. Fulham perfetto, devo dire, veramente perfetto. Andiamo a vincere questa partita, prendo questi 3 punti. Partita veramente, non ci sono stati dubbi, almeno in questa non ci sono stati dubbi. Le altre non sono state giocate oggi, quindi dovremmo aspettare i risultati di Aston Villa e Wolves. Adesso controlliamo, infatti abbiamo una partita in più. Andiamo a avanzare e a fare magari gli allenamenti con Kluivert che potrebbe diventare un 78. Sì, diventa un 78 grazie a una C. Robinson prende una bella A così come Gomes. Peterson una B, si avvicina moltissimo a 48. Quindi la nostra squadra di giovani sta crescendo. Il Wolves hanno perso e l'Aston Villa pure. Quindi ragazzi, ottimo, veramente abbiamo 3 punti di vantaggio. La prossima penso sia col Millwall e quindi la simuleremo perché è l'ultima in classifica e quindi veramente computer me la devi vincere questa perché sennò veramente mi incavolo. Metterò anche la formazione più forte possibile che è la titolare, magari non con Peterson perché tanto ha bisogno di una sola partita, quindi posso tranquillamente mettere Kebano. Poi se lo mette a partita in corso bene, però insomma non ce n'è bisogno. Metto in panchina anche uno come De Jong che può essere utile, Robinson non ne ho bisogno. E quindi vado avanti, aspetta, voglio anche rimettere Carney capitano perché non so perché non era più impostato come capitano. Salviamo tutte le modifiche, quindi andiamo a simulare la partita contro il Millwall, ultima in classifica con la squadra più forte possibile, quindi dobbiamo vincere. Abbiamo qualche mail, Rafa Soares vorrebbe giocare,
Idem Rim. Ok, dai, mettiamoli. Mettiamoli in rosa. Quindi leviamo Kalash, mettiamo Rim, leviamo Sessegnon e mettiamo Rafa Suarez. Sì, abbiamo le modifiche adesso e possiamo finalmente andare a questa partita contro il Millwall, importantissima, dobbiamo vincere, siamo fuori casa però è uguale, cioè non ci dovrebbe essere dubbi. Prima in classifica contro ultima in classifica, dobbiamo vincere. Non ci sono altre cose da dire. Kebano, Fonte, Kluivert, Davis, McDonald, Carney, Suarez, Tonzebe, Rim, il solito Odoi e Drommel in porta. McLaughlin subito ammonito dopo due minuti. Kebano, bravissimo Kebano. McDonald si fa male però non esce, quindi non dovrebbe essere niente di grave. Morrison pareggia al 34esimo. No ragazzi, no, non voglio vedere la solita. No dai, 2-1 del Millwall. Ma che cos'è? Ma non posso, non posso permettermi di perdere una partita contro l'ultima in classifica. Ok, Suarez al 79esimo la pareggia, ma non va bene, non va bene. Veramente, sono deluso, deluso dal computer, deluso. Comunque, un 2-2 che non ci fa troppo male, però la Stomilla pareggia, ma gli Wolves vincono. Siamo quasi matematicamente però tra le prime due, perché abbiamo 6 punti di vantaggio, 2 partite da giocare. Dobbiamo vincere la prossima, c'è poco da fare. Facciamo anche questi altri allenamenti con Robinson, che è salito tantissimo dall'inizio, da quando l'abbiamo preso. Quindi simuliamo tutto, Peterson dovrebbe salire a 48. Esatto, sale a 48 nonostante prenda una D. E Gomes continua a prendere delle A, buone, buone veramente. Potrei anche cambiare un pochino il tipo di allenamenti, visto che a Gomes sto allenando in agilità, che ha già 92 di agilità. Assurdo, veramente assurdo sto ragazzino. Quindi continuiamo, la prossima partita sarà contro il Sunderland, quindi partita tosta, veramente tosta, e la dobbiamo vincere. Nella partita al Sunderland giocheremo con la formazione titolare: Kebano, Fonte, Kluivert, Davis, De Jong, Carney, Sessegnon, Tonzebe, Kalash, Fredericks, Drommel. Formazione titolarissima con Pedersen che deve giocarsi l'ultima partita e quindi lo metterò a fine partita e avremo così completato un altro obiettivo della dirigenza per quanto riguarda i nostri giovani. Buona ancora Davis, in tutte le azioni Davis! Sfiora il palo, c'è anche la deviazione, allora metto in mezzo Carney a cercare Fonte, forse lì doveva fare prima rovesciata, un po' di testa. Attenzione al lancio qui del Sunderland per Vaughan. Vaughan però per fortuna torna indietro e quindi perde quindi il vantaggio. C'è ancora Tonzebe in chiusura, un muro, fa ripartire anche Kluivert per Carney. Carney ancora per Kluivert, vediamo se c'è tempo per l'ultima azione, mi sa di no. O se c'è tempo c'è per il Sunderland, che attacca sempre con Vaughan. McNair per Gosh, Gosh per Vaughan. McGeady, attenzione Aiden McGeady, Faxa Skiller, la palla in mezzo, ancora la respinta alla difesa e quindi riusciamo a mantenere lo 0-0. Dura anche questa, però dobbiamo sbloccarci nel secondo tempo. Non ho visto i risultati delle altre partite, ma non ci interessa, dobbiamo vincere assolutamente. Mano, torna indietro per Fonte, Fonte per Carney. Carney qui, ci penso un po', ci penso un po' Carney, si libera per il mancino, il tiro! Ci pensa, ma ci pensa bene il nostro capitano Carney con il gol al 63esimo, che ci forse permette di fare 3 punti fondamentali. Siamo all'85esimo e facciamo i nostri cambi, ovvero mettiamo Peterson al posto di Kebano, perché ci serve per gli obiettivi, e poi leverei anche Kluivert per farlo rifiatare, metterei Kamara, leverei pure De Jong per lo stesso motivo, metterei Sissé. E quindi andiamo a affrontare gli ultimi 5 minuti con questa formazione. Guardate Kamara che è fresco, Kamara prova in mezzo, troppo sul portiere. Adesso l'ultimo minuto, dobbiamo solo resistere in questo recupero. Carney appoggia per Davis, Davis ancora per Fredericks. Mamma mia come la amministriamo bene sta palla. Fonte per Carney, la protegge in qualche modo, va dietro per Sissé, la gira di nuovo per Davis. Adesso è per Carney il tiro, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo. Si vedrà quindi con il Fulham in attacco, Carney in mezzo a cercare magari la testa di Kamara, la traversa, la palla rimane lì, ancora calcio d'angolo, sfortunato Kamara che era appena entrato dall'altro. Carney ancora in mezzo per Fonte, non riesce a girarla, libera il Sunderland, ma dovrebbe fischiare qui la fine l'arbitro, invece no, ci fa continuare perché abbiamo ancora palla noi con Peterson che se ne va in velocità. Peterson il tiro, ci ha provato il ragazzino, attenzione
attenzione, perché stavamo festeggiando, quindi o abbiamo matematicamente ottenuto la promozione, oppure i Wolves hanno perso, e a quel punto siamo matematicamente primi in campionato, abbiamo vinto l'FL Championship. Mi spiace perché ho sempre lo skip in mano e quindi skippo i festeggiamenti, però non mi aspettavo nemmeno di festeggiare alla fine di questa partita, quindi l'ultima lo possiamo tranquillamente simulare perché siamo matematicamente primi, però prima facciamo i nostri cari allenamenti. Io metterei sempre Gomes, però gli cambierei l'allenamento. Abbiamo messo dribbling con possesso, magari lo mettiamo adesso un allenamento un pochino più sul tiro, tiro magari scenari offensivi, da migliorargli un pochino la fase offensiva al nostro Gomes. Il resto lo lascerei in allenamento su questi parametri qua, e quindi continuiamo. Vediamo se sale qualcuno. No, però prendono quasi tutti A. Buono, bravi ragazzi. Motivati anche probabilmente dalla vittoria dell'FL Championship. Quindi siamo in Premier League nella prossima stagione. Andiamo ad avanzare fino alla prossima partita contro il Birmingham, che vi ricordo che simuleremo visto che non c'è bisogno. E chiuderemo poi l'episodio. Nel prossimo inizierà il mercato, inizierà la nuova stagione in Premier League. Saranno tantissime cose da fare e da aggiustare per questa squadra. Vorrei capire se riusciamo a guadagnarci qualche soldo per rientrare nell'obiettivo della dirigenza per quanto riguarda le finanze, ma la vedo veramente dura. Quindi simuliamo la partita contro il Birmingham, tanto non mi interessa, la posso anche skippare tranquillamente, tanto anche se perdiamo non ci sono problemi. Pederson si è giocato le sue 10 partite, quindi siamo a posto così. 90 minuti, 0-0. Va bene, nessun cambio, vabbè, chi se ne frega, veramente, chi se ne frega. Abbiamo vinto il campionato con 4 punti di vantaggio sugli Wolves. Andiamo a fare di nuovo gli allenamenti. Adesso vi faccio vedere un pochino gli obiettivi della dirigenza, come sono andati. Con Pederson che sale a 49, bravo carissimo Pederson. Adesso andiamo avanti, dai, dai su, grazie. Andiamo avanti, andiamo a vedere un pochino nell'ufficio aspettative della dirigenza. Allora, crescita giovani, abbiamo fatto le prime due, quelle a breve termine, quelle per questa stagione abbiamo completate e buono così. Dobbiamo far raggiungere una valutazione totale di almeno 10, quindi di guadagnare 10 punti a 3 giocatori della tua squadra di primavera con un potenziale superiore a 85. Per il momento non abbiamo nessun giocatore, cioè né Robinson né Pederson hanno un potenziale superiore a 85. Dovremmo nella prossima stagione prendere 3 giovani con potenziale superiore a 85. Sarà veramente difficile, sarà un gran compito per quanto riguarda lo staff. Magari per la prossima stagione lo miglioriamo da quel punto di vista. Questa l'abbiamo fatta alla grande con 10 partite consecutive, 85% di spettatori. Questa assolutamente no. La promozione diretta l'abbiamo guadagnata e anche i sedicesimi finali in FA Cup, quindi questa completata. E al continentale ovviamente non avevamo niente. Abbiamo anche un premio torneo che ci permette di guadagnare 7 milioni, però 7 milioni assolutamente non ci bastano, ma proprio per niente. Adesso vi farei vedere anche un pochino nella brosa e le varie statistiche di tutti i giocatori. Allora, abbiamo, per quanto riguarda la crescita, Drommel 1 più 5, Button 1 più 1, Rodak che è in prestito 1 più 1, potrebbe tornare la prossima stagione. Non lo so se utilizzarlo, magari potremmo anche dare via Button e tenerci un giovane 64 che può crescere. Odoi non cresce ma ha 29 anni, va bene. Fredericks un più 1, forse dobbiamo prenderci un terzino destro, perché ragazzi, questo Sessegnon nonostante il più 4 è ancora un 59 e assolutamente lo darò in prestito. Odoi potremmo venderlo, tenerci Fredericks e magari prendere un giocatore un po' più forte sulla fascia destra. Un difensore centrale ci serve assolutamente, perché? Perché abbiamo Rim che ha 30 anni e non cresce ovviamente, tanto se non scende. Tuanzebe, fondamentale, difensore centrale più forte che abbiamo assolutamente. Sigurdsson che rientra, è un buon 72, ok, però Jalot e Rim secondo me non bastano come riserve, perché Kalash se ne va via, penso la prossima stagione se ne tornerà a casa e quindi
perdiamo un buon difensore centrale. Suarez pure se ne andrà, quindi servirà assolutamente un terzino sinistro per quanto riguarda i numeri, perché Kavanagh assolutamente non può essere un titolare. Sessegnon lo è, però ne serve un altro, magari come riserva a Sessegnon. A centrocampo abbiamo dei buoni giocatori, secondo me non ci sarà gran bisogno, visto che Davis abbiamo un altro anno di prestito, quindi assolutamente va bene così. Sissé è un più 3, McDonald è rimasto un 73, ma va bene, per la prossima stagione io direi di tenercelo. Norwood che va via, Robinson che continuerà a crescere, De Jong un più 2, Davis non è salito ancora, ma non ho grandi aspettative per quanto riguarda la sua salita, la sua ascesa, perché comunque l'abbiamo in prestito. E Kane, il nostro capitano, ovviamente. E poi abbiamo anche, a livello di trequartista, abbiamo Gomes, che ha un più 8, ragazzi. Più 8 è eccezionale. Poi, come esterni abbiamo Mollo, che questa stagione non è che mi sia piaciuto tantissimo, devo essere sinceri. Devo essere sincero, Ojo, che è in prestito. Piazon e Graham, stessa cosa, tutti e due in prestito. Sono un po' saliti, tutti i due, però sinceramente non mi interessa. Poi abbiamo a sinistra, ancora abbiamo Kebano, un buon più 2, una buona alla sinistra, che mi terrò più che volentieri, può fare anche il trequartista, ricordiamocelo. Peterson, che dobbiamo continuare a far crescere. E poi in attacco andrà via Aite, Humphries cedibile in prestito, Camara sì, va bene anche come alla destra, Kluivert ottimo alla destra, assolutamente più 5 per lui. Però solo Fonte per la Premier League secondo me non basta. Ha preso un più 1, 28 anni, quindi non è che cresce più di tanto. Però ragazzi, secondo me un'altra punta serve. Quindi lasciatemi dei nomi, perché per me è molto importante. Ah, voglio far vedere a livello di marcature come siamo messi. Quindi se ordiniamo più presenze, quello con più presenze è Carne con 52. Poi abbiamo Fonte, Kebano, Kalak, Panzema, insomma i nostri giocatori più importanti. Drommel, nonostante sia arrivato dopo, 43 presenze, veramente ottimo. Per quanto riguarda le reti, più reti è Fonte, ovviamente il nostro punto con 20 reti, poi Carney 16, Kluivert 13, Camara 8, Aite 6, anche Gomes con 4 reti, per me è una buona media. Mollo è quello che mi ha deluso, come vi dicevo, anche Kebano ha fatto solo 3 reti, però ha fatto 9 assist. Quindi e la media come vedete è molto più alta, se vedete 8-10, 7-2 in FA Championship, 7-2 totale, mentre il 7 di Kebano è un po' più basso. Poi abbiamo Rafa Suarez con un 7-3, Sissé con un 7-4, Gomes 7-3, Aite 7-2, più o meno la media per tutti quella, Kluivert e Cani 7,5 e Fonte 7-7, il nostro bomberone. Scendiamo, abbiamo un 7-4 di Davis che comunque si è comportato bene, Ibe McDonald che mi è piaciuto veramente tanto, De Jong in effetti 7 e mi è piaciuto non tantissimo, devo essere sincero, non mi ha convinto più di tanto. Sessegnon ottimo difensore, Identon Zebe, Piazon vabbè non l'abbiamo utilizzato molto, poi Odoi comunque un ottimo difensore eccetera eccetera, Kalash pure si è comportato bene, secondo me 7 poteva stare qualcosina di più, Robinson un 6,5 di media, ma ovviamente per quanto ha giocato non possiamo pretendere più di tanto, Eden Peterson 6-4, ma ragazzi sono giovani. Quindi possiamo tranquillamente avanzare, i Wolves verranno con noi in Premier League e poi sarà un'altra promossa tra Derby County, Aston Villa, Middlesbrough e Wood City. Però comunque abbiamo fatto un buon gruppetto che salirà in Premier League, vedremo un pochino nel prossimo episodio chi ci sarà, chi sarà sceso, chi sarà salito in Premier League. Direi di salutarci con questi ultimi allenamenti e poi la fine della stagione la lascio al prossimo episodio, che sarà molto importante. Vi ricordo di lasciarmi dei nomi mentre Robinson cresce di un altro punto, sale tipo di 13, bravissimo Robinson, lasciarmi dei nomi per la prossima stagione da comprare nel mercato estivo. Purtroppo l'obiettivo della dirigenza per quanto riguarda chiudere 20 milioni di attivo è impossibile, visto che siamo con 8 milioni di passivo nonostante le vendite, nonostante il premio del FL Championship, però va bene così. Vi ricordo di lasciare un mi piace, cerchiamo di arrivare a 150 mi piace per questo finale di stagione veramente incredibile, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay in Europe. Benson with the left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah!